Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, capitolo 4, stagione 4, settimana numero 8. Video della serie Mappe Creative, ma prima voglio chiedervi un quesito. Nel prossimo video contest, cosa vorreste? Commentate con un cuore nero se volete il codice da riscattare della skin di Harley Quinn, questa qui che vediamo a schermo. Molto carina, collaborazione della DC di qualche tempo fa, o preferite commentate con un cuore rosso se volete un altro codice della skin di Spider-Man in collaborazione con Fortnite e Marvel nella serie di fumetti Guerra Zero. Quindi fatemelo sapere con un commentino qua sotto, cuore rosso Spider-Man, cuore nero Harley Quinn, così da poter scegliere quale codice inserire nel prossimo video contest di ottobre, di fine ottobre, dedicato ad Halloween. Ma parlando di contest odierni, Ravenpool, se raggiungiamo i 50 like e i 2000 iscritti al canale, sceglierò uno di voi tra i commenti qui sotto con appunto cuore nero, cuore rosso, e gli regalerò questa skin del capitolo 2, stagione 2 di Fortnite da 1500 V-Bucks con il suo backpack. Dunque amici, il codice della mappa di oggi è 3118 4111 2235, mappa creativa che vi farà fare un po' di punti esperienza se dovete completare questo pass battaglia che ormai, ahimè, volge al termine in attesa del prossimo, che molto probabilmente sarà un mini pass battaglia stile Guerre Stellari che abbiamo visto qualche mese fa. Quindi sarà un pass battaglia breve e magari potrebbe essere anche gratuito per tutti. Vedremo cosa combinerà Epic Games. Tornando al video di oggi, una volta startata la mappa in modalità partita privata, scendete giù nell'arena, andiamo dove c'è la cabina, recuperiamo le chiavi per aprire il cavo e le secret room, mappa che abbiamo già visto, ma che è stata modificata in qualche sua parte. Quindi se volete guadagnare punti esperienza in modo abbastanza veloce senza rischio di ban, perché non c'è rischio di ban in queste mappe, perché una volta raggiunto il capo giornaliero di 400k non farete più punti esperienza. Quindi non sono quelle mappe che vi fanno fare milioni di punti esperienza e poi lì rischiate magari il ban. Dunque amici, una volta recuperate le chiavi, andate a aprire il cavo e al suo interno andremo a cliccare sul tasto che ci darà la possibilità di guadagnare punti esperienza in modalità AFK, qui in basso a destra. Una volta cliccato inizieremo a guadagnare i punti esperienza. Ora torniamo indietro, andiamo esattamente sul lato destro del Back to Spawn, facciamo due rampe qui. Una, due, e poi delle basi. Una, due, tre, quattro. E poi a sinistra. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. E qui c'è il tasto Secret Room. Quindi 2, 4, 6. Clicchiamo. E una volta entrati nella Secret Room, dobbiamo andare sul tetto dove c'è quel pannello fotovoltaico. Quindi saliamo sul tetto qui, sopra il pannello, facciamo 5 basi. 1, 2, 3, 4, 5. Qui ci sarà il tasto. In questo modo, qui dietro c'è il tasto da cliccare. Una volta cliccato, dovremo guadagnare altri. Anzi, dovremmo guadagnare più punti esperienza rispetto a prima. Torniamo di nuovo nella costruzione che abbiamo appena fatto, quindi questa qui. Rientriamo nella Secret Room. Clicchiamo qui.
Quindi rientriamo, questa volta andiamo a sinistra, poi a destra, destra ancora, entriamo nella porta che c'è qui, facciamo una copertura e qui c'è il tasto sopra lo scaffale da cliccare. Una volta cliccato, guadagneremo altri punti esperienza. Intanto ritorniamo ancora nell'arena, quindi giù. Questa volta dobbiamo andare sull'angolo, anzi sull'angolo opposto al cavò, quindi da questa parte, e con le spalle al cavò facciamo 8 basi e 8 a sinistra e 8 a sinistra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi ci buttiamo dentro al rift, così, e ora scendiamo le scale. Dobbiamo andare al primo piano, quindi giù, questo è il secondo. Entriamo nella porta del primo piano, poi giriamo a destra, porta, e qua sulla sedia blu c'è il tasto da cliccare. Una volta cliccato, dovremmo guadagnare altri punti esperienza. Penultimo passaggio, rientriamo nella struttura che abbiamo creato prima, negli 8 e 8, rientriamo nel rift. Stavolta scendiamo dalla finestra, usiamo il rampino per salire su questa scala. Dentro la porta scendiamo le scale, troviamo a sinistra, e dietro la scatola c'è il tasto da cliccare, eccolo qui. Una volta cliccato, guadagneremo altri punti esperienza. Ultimo passaggio, bouncer room, quindi copertura sulla piattaforma gialla e copertura qua sotto, e ora entriamo nella bouncer room UFK Room, e qui dovremo cappare i 95/100K, poi vanno in base al livello del vostro pass battaglia. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi cuore rosso, cuore nero, Spider-Man o Harley Quinn, sono curioso di sapere chi vincerà questo contest, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!